lo conoscesse, Andrea Tornelli, vicepresidente della Prologo. Vicepresidente della Prologo, che dopo il presidente ci è venuto a dire le ultime novità. E che novità! E fresche! Fresche proprio. Prima di tutto, logicamente è quasi tutto pronto, quindi... Non sì. Ti manca a fare chi è il prossimo ospite? No. Perché è tutto pronto, abbiamo fatto il parco, stiamo finendo di allestire. Carichi. Anche perché siamo ancora carichi dell'anno scorso, visto che l'anno scorso... Mamma mia, la prima puntata abbiamo visto cosa è successo. Avete visto? Non lo toccate, Gesù. Abbiamo sentito Andrea di tanta gente che si è iscritta quest'anno, forse nemmeno voi lo aspettavate. Sì, infatti, siamo lì su 500 persone. Quest'anno non abbiamo nemmeno un pezzo di vestito per dare alle persone per... Abbiamo visto un po' di fermento. C'è molta gente che vuole venire... Vabbè, come la Tresi noi sentiamo il Venerdì Santo. Certo. Sandro Micci ci diceva ci sono due quadri nuovi. Sì, ci sono due quadri nuovi. E una terza novità. La terza novità che è uscita sabato mattina. Abbiamo avuto la certezza di che verrà questa... Aspetta, non lo dire ancora. Non diciamo. Ci sarà una VIP nella processione del Venerdì Santo. Sì, ci sarà una VIP che farà parte della Madonna. Mamma mia. Che... Allora facciamo una cosa, mandiamo un pezzo musicale con qualche immagine delle edizioni passate, esatto. E poi diremo chi sarà la VIP. Abbiamo visto le immagini toccanti, come sempre, quelle del Venerdì Santo di Alatri, e forse ti volevo dire una cosa. Ti sei reso conto che i nostri rintorni si stanno facendo molte processioni? Che ne pensi di questa cosa? Beh, possono fare qualsiasi rievocazione storica, ma... Mai! La più importante se rimane sempre quella di Alatri. Soprattutto... Anche perché dal 1900... che facciamo Venerdì Santo ad Alatri. Ma forse anche prima. Forse sicuramente molto prima. Molto prima. Possono fare qualsiasi cosa, certo, loro mettono il loro impegno, ma noi abbiamo la passione. Il cuore, lo sentiamo, cioè dalla Tresi lo sentiamo veramente. Come sentiamo dopo tre giorni. C'è la festa del Padrone, c'è l'Anche San Sisto, ma Venerdì Santo.
e sta alla pari di San Sisto, per noi alla Tresi. Sì, sì, è tutta la settimana. Tutta la settimana, possono fare qualsiasi altra cosa, però. E cosa pensi invece dei cori che vanno dagli altri paesi? Questa è una domanda che a me dà un po' fastidio, però che devo fare? Non possiamo mica costringere tutti a... No, tu di che paese sei? Io non mi esprimo. Io mi sono espresso, ho detto che secondo me devono rimanere ad Alatri. E allora siamo in due. Vogliamo una tradizione che questa tradizione, i cori, io sono quasi 10 anni che organizzo Venerdì Santo, ho sempre detto che però che vogliamo fare? Loro non ci possiamo fare niente, non possiamo costringere la gente di no. Non dare quella è una nostra usanza, io l'ho sentita solo ad Alatri. Ognuno poi ha la propria libertà di scegliere. Ci sono tanti però. Beh, quindi la chicca che voglio sapere anche nel nostro studio è questa. Chi sarà Maria, ovvero la Madonna del Venerdì Santo ad Alatri? Vediamola la foto. E lei. Francesca Rittondini. Oh. E lei, quindi sì. Questa molti, è la... molti non la conoscono, però Francesca Rittondini, per farci capire, l'ex compagna di Castagna. Sì, l'ex compagna di Castagna, ha fatto 100 vetrini, ha fatto tante altre cose. E adesso sta riuscendo un po', abbiamo visto, sì. In giro. Okay. E quindi l'avremo ospite. L'avremo ospite. Eccezionale nel Venerdì Santo. Già è stata la scorsa estate da Alatri? È rimasta molto legata. Sì, ha visto il paese, è rimasta molto affascinata dal paese. Penso, belle persone. Dopo il Venerdì Santo si affitta una casa anche qui. Sicuramente, anche perché dobbiamo ringraziare anche Michelino, che è il nostro regista del Venerdì Santo. Tra poco avremo i nostri microfoni. Grazie a lui abbiamo lei come Super ospite al Venerdì Santo di Alatri. Ritorniamo, novità, altre novità dopo questa bomba. Beh, l'altra novità, ecco, l'ha detto il mio presidente, Sandro Vinci, ci sono due nuovi quadri completamente ristrutturati. Tipo Pilato. Il quadro d'apertura. Una bella cosa. Abbiamo cercato di... Beh, sono vari anni, che sono il quinto anno, che stiamo cercando di migliorare. Quest'anno abbiamo fatto proprio il boom, anche perché dobbiamo compensare l'anno scorso, quindi due manifestazioni in un giorno. Guarda il cielo, guarda, è tutto blu. No, il presidente stamattina mi ha chiamato e mi ha detto: non ti preoccupare che venerdì ci sarà il sole. Sì. Ci ho detto: Sandro, l'anno scorso anche me l'ha detto. Però guarda la foto che ho fatto. Una settimana fa le immagini della palestra dell'anno scorso l'abbiamo tutti mandato. Tutti giù in palestra. Però quest'anno spero che quest'anno non voglio fare quello che ho fatto l'anno scorso, cioè chiamare tutti quanti. Andiamo in palestra. E poi per montare il palco senza processione avvenuta. È sotto l'acqua. Sotto l'acqua. Alle 6:30 di mattina, giustamente. Ora ti ringraziamo per questa tua ospitalità e questa gentilezza. Grazie a voi. E questa chicca che ci ha dato anche i telespettatori che sono entrati a seguirci. E ora vai a fare l'assistente al prossimo ospite. Al prossimo ospite. Noi comunque vi aspetto tutti quanti, comunque. Sì. Comunque, ora ringraziamo il vicepresidente agrologo Andrea Stornelli. Tra poco altro ospite, perché tutti non mi conoscono, come Andrea. Infatti, giusto. Tra poco altro ospite, e che ospite? Ora mandiamo le prove del coro nuovo, poi ritorniamo insieme. Restate con noi.